Ragazze e ciao ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video nella mia cucina. Questo rossetto, se ve lo chiedete, è bellissimo, che io lo adoro, è quello che vi ho mostrato nel video che è andato online tipo 2 giorni fa sui trucchi Lidl. Veramente lo adoro, guardate com'è bello. Comunque andate a vedere quel video dove vi ho fatto vedere tanti trucchi low cost, tra cui appunto questi rossetti e tante altre cose belle. Sono qua perché vi voglio dare dei consigli su come stare in forma, su come magari perdere qualche chiletto dopo l'estate, magari se anche voi come me in vacanza vi siete dati alla pazza gioia a mangiare fritture, gelati e via, l'abbiamo fatto tutti, no? Quindi abbiamo magari un po' di ritenzione idrica. Vi ho sempre detto mangiare sano, più sport, no? Questa cosa, sapete, io ve l'ho sempre detta nei miei video, sia qua sia sul mio secondo canale, ma oggi vi voglio dare proprio dei semplici rimedi, delle semplici regole, trucchetti, proprio quelli là, proprio spiccioli, che inserendoli nella vostra routine vedrete fanno la differenza, vedrete la differenza, perché veramente basta poco, è facilissimo veramente stare in forma. Sto qua a darvi dei consigli, però non mi chiedete ovviamente di farvi delle diete, dei consigli specifici, ovviamente per quello vi dovete rivolgere a un professionista, però vi posso dare dei semplici consigli che a tante ragazze sono servite, vi siete trovate bene con i miei consigli piccoli, semplici, state in forma, vi piacete e io sono felicissima. Proprio oggi sul mio secondo canale ho caricato ad esempio il video della mia colazione preferita del momento e ho letto un po' di commenti, no, sotto quel video, e mi viene ancora da pensare che la gente ancora crede che per stare in forma bisogna fare la fame, perché ho detto nei commenti: ma no, non ci credo, non è vero che mangi tutta questa roba. Ebbene sì, quella è la mia colazione. Pensavate che io mangiassi a colazione una mela? No, bene no, mangio tutto quello, e anche i miei pranzi, le mie cene, le mie merende, io mangio 5/6 volte al giorno, mangio carboidrati a tutti i pasti e mangio molto, e sono la prova vivente che si può mangiare molto, si deve mangiare molto per stare in forma. Il segreto per stare in forma non è mangiare poco, ma è proprio mangiare molto, mangiare bene, nutrirsi bene, far diventare il proprio corpo una macchina brucia grassi. Io sono proprio quello che rispecchia tutto questo, sono la dimostrazione vivente che si può essere magre e in forma mangiando bene tutto: pasta, pane, pizza, sushi, tutto, non mi faccio mancare nulla. Adesso vi dirò come faccio il mio segreto per stare in forma. La prima cosa, la più importante, non fate le pigre, la più importante è bere tanta acqua. Guardate, io mi incavolo come beva con mia sorella, perché mia sorella ad esempio, io gli dico sempre: fatti la tisana, bevi l'acqua. Lei non mi caga, mi dice: ah sì sì, l'ho bevuta, ti sei fatta la tisana, sì sì l'ho fatta. Invece no, quella pigrona. Ma cosa vi costa? Molto spesso vedo persone che fanno la fame, si uccidono in palestra, e poi non fate la cosa più semplice, ossia bere tanta acqua. Bisogna bere 3 litri d'acqua al giorno, minimo, bisogna bere, quello è il primo segreto. La cosa fa benissimo bere acqua, al 90% vi elimina la cellulite, la ritenzione idrica, poi fa tanto tanto bene, non solo per questo ma per tutto, perché bere molto ovviamente vi purifica tutto il sangue e tutto, quindi è una cosa importantissima. Molto spesso, anche se vi fate tipo una buffata, se avete mangiato molto, avete della ritenzione, quindi dovete bere molto appunto per eliminare i liquidi in eccesso che avete, ad esempio cuscinetti, le cose. Bevete molto e bevete tante tisane. La tisana è il mio primo segreto, veramente è la cosa che mi aiuta tantissimo. Io bevo 2 tisane al giorno, 2 tisane detox, oppure una tisana, qualsiasi tipo di tisana. Ad esempio in questo periodo sto bevendo la tisana, questa qua della Fittia, che è la body detox, che veramente la stra adoro, perché oltre al fatto che ha dei benefici, perché vedo proprio che la pancia si mantiene sgonfia, faccio tanta 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 pipì, veramente tanta, ma la cosa che mi piace è che ha buon sapore, perché veramente di solito a volte certe tisane, e questo è il motivo perché tante ragazze non amano la tisana, perché hanno brutto sapore, quindi pensano che la tisana faccia schifo, invece no, questa è buona, fa di frutta, è un mix già preparato praticamente di a base di tè verde, quindi necessariamente la dovete bere se la volete bere 2 volte al giorno, mattina e pomeriggio, non la sera, se no la notte state tipo così, perché
perché comunque c'è il tè verde. E voi sapete che il tè verde è un ottimo rimedio contro la cellulite, per mantenere il peso corporeo, per depurarsi, per drenare il corpo. Questa base di tè verde però è aromatizzato con citronella, zenzero, buccia di limone, dente di limone, gelsomino, rosa, ginseng, ananas, mela, insomma ci sono tante cose che la rendono veramente buonissima. È buona, la potete bere. Io vi consiglio una volta al giorno, cioè se anche io, una volta al giorno sempre, o la mattina o il pomeriggio, se la bevete due ancora meglio, e questa è la cosa più importante. Viene prima di tutto, bere tanta acqua e bere le tisane, il tè verde, la tisana detox è fondamentale, questa vi aiuta tantissimo. Io mi faccio sto beverone, no? Grande, lo metto, riempio questo qua, lo lascio in infusione, mi metto al computer a montare video, a rispondere ai vostri messaggi e bevo tutto questo. Quindi ho bevuto tanta acqua, e però che è più efficace perché comunque contiene tutte le proprietà delle erbe. Questo, diciamo, nel kit, questo in particolare è il kit detox per di peso, un kit per di peso che viene in questa scatola. C'è Inner Beauty, anche ci sono due tipologie di tè, quindi sono tutte e due buonissime, veramente buone. Non hanno bisogno di essere dolcificate, non le dolcificate, così naturali, sono buonissime. Le potete fare o qui dentro, anche nella semplicissima tazza, mettendolo qua dentro. Questo è troppo carino, cioè si riempie questo, lo mettete nella tazza, questo galleggia e vi siete fatti il vostro tè verde detox, perché è tipo un tè verde rinforzato ed è cosa buona, ha un buonissimo sapore. Comunque vi lascio il link, perché si può comprare o tutto il kit o anche semplicemente solo una bustina e ve lo preparate voi, insomma come vi preparereste un tè qualsiasi. Ha un profumo fantastico, troppo bello, e veramente a me piace tantissimo. So che tante di voi l'avete comprato e so che tante di voi vi piace, ve l'ho fatto vedere anche che lo stavo provando su Snapchat nei giorni precedenti, perché lo sto provando tantissimo e mi piace tanto, quindi promosso a piedi voti. Come al solito Carita vi fa scoprire le figate, tutte le cose di cui io parlo sono cose ottime che ho provato, che mi piacciono, che funzionano, e poi vi ha piacere perché tanti di voi mi ringraziate, vi trovate bene con i miei consigli, quindi io sono felicissima di fare queste scoperte. Continuo a bere mentre parlo con voi. Questo è bello perché poi è un materiale che non scotta, cioè quando è bello di vetro lo potete impugnare, a volte la tazza scotta all'inizio, invece questo qua mantiene la temperatura, lo mantiene caldo e non vi scottate le mani, quindi cosa positiva. Io nel frattempo, guardate, mi sono scritta qua tutte le cose che vi voglio dire, sono veramente tante, cerco di riassumere. La seconda cosa importantissima è mangiare con i condimenti giusti, ossia poco sale, perché il sale è la cosa che vi fa venire la cellulite, vi fa alzare la pressione, insomma mangiare tanto salato non va bene. Io utilizzo poco sale, lo metto se possibile a crudo, però ovviamente se faccio la pasta nell'acqua della pasta un po' ce lo metto, però se possibile a crudo, e utilizzo solo sale rosa dell'Himalaya, cosa importantissima. Utilizzo molte spezie, come sapete a me questo cassetto, un giorno ve lo farò vedere, se volete il video sulle mie spezie ditemelo, perché io veramente sono patita di spezie e io mangio spezie di tutti, adoro le spezie, non c'è un mio piatto che io non lo riempio di spezie. Mangiare con molte spezie fa bene, ogni spezia ha una proprietà diversa, ci permette di utilizzare meno sale, quindi molte spezie sì, olio, solo olio extravergine d'oliva a crudo. Io mangio, a meno che non vado fuori al ristorante, ovviamente vi sto dicendo nella mia routine a casa, poi se esco fuori al ristorante eccetera, no. Però io cerco di evitare di soffriggere e di mettere l'olio sempre a crudo. Ad esempio faccio un piatto di pasta, cuocio il pomodoro, poi mi metto la pasta nel piatto, l'avete visto anche nei vlog, prendo il mio cucchiaio d'olio, un cucchiaio, due cucchiai in base ai grassi che mi distribuisco nel piano alimentare, mi verso l'olio a crudo, che fa bene, vi fa andare di corpo, cosa importantissima, dovete sempre andare di corpo, e bere la tisana, bere acqua, quello vi fa andare anche molto di corpo, l'olio crudo vi fa andare di corpo, e poi fa tanto bene anche alla pelle, l'olio crudo è più sano, quindi cosa importantissima. E lo potete dosare, invece se lo versate così,
olio a sbafo, che ovviamente l'olio comunque se troppo fa ingrassare. State attente ai prodotti confezionati, perché io vi dico sempre: preparate voi in casa, vi faccio vedere le ricette, i pancake, vi faccio vedere questo, quell'altro, perché i prodotti confezionati sono ricchi di grassi e zuccheri che vi fanno male alla lunga. Non è la merendina che vi fa male, ma la merendina tutti i giorni contiene olio di palma, e tanto olio di palma, perché voi mangiate il pan bauletto, non lo so, di una marca, io lo prendo all'olio d'oliva, però voi che siete cattivi lo prendete con l'olio di palma, e il biscotto con l'olio di palma, ce lo mettono per tutto sto di palma, quindi la dose fa la differenza, fa male. Grassi idrogenati, monoidigliceridi, acidi grassi, tutte queste schifezzine sono, non dico, non voglio essere pessimista, al 90% presente in tutti i prodotti confezionati, quindi limitate. Cercate di fare la colazione come nel mio video, fatela voi, preparatela in casa, evitate tutte le cose confezionate, se potete fate il pane in casa, cercate di fare tutto in casa e di evitare quanto più possibile biscotti, merendini, tutte queste robe confezionate, o almeno seguite i miei consigli sui prodotti da supermercato, dove vi consiglio prodotti almeno senza queste schifezze. Per lo zucchero, buttate lo zucchero bianco e mangiate zucchero integrale di canna, o ancora meglio, dolcificate le vostre bevande, ad esempio se volevate dolcificare la tisana, oppure il caffè, un tè, un qualsiasi cosa, utilizzate dolcificanti a zero calorie, o comunque che sono più sani dello zucchero bianco. Ad esempio anche il miele è più sano dello zucchero bianco, però comunque il miele è un po' calorico. Io utilizzo ad esempio la truvia, lo sapete, utilizzo la truvia, oppure lo sciroppo d'agave, lo sciroppo d'acero, evitate, perché comunque gli zuccheri aggiunti ad ogni cosa fanno ingrassare. Io utilizzo quasi in tutto la truvia, ormai lo sapete, truvia forever, a zero calorie, quindi ottimo. Molto spesso, ve l'ho detto anche a inizio video, mi dicono: ah, ma non è vero, è impossibile che tu mangi questi piattoni di pasta, questi piattoni di cose, e non ingrassi, hai questo fisico. Non è vero, non è vero, è vero, è vero. Lo sapete qual è il segreto? È mangiare sano. Ovviamente l'80%, lo sapete la mia teoria, cioè io mangio sano per l'80% quando sono a casa, 20% quando esco fuori nessuno lo sa, e non lo saprete mai, cosa, come, lo scherzo, però lo sapete che la pizza ci sta, il ristorante ci sta, il sushi ci sta, il gelato ci sta, insomma l'80% però è sano, a casa mia è sano. Poi se esco, vado a mangiare fuori, vado a casa di amici, ok, mi lascio andare, il cornetto la mattina, ok, ci sta. Però mangio sano e faccio sport. Importantissimo fare sport, ma non nel modo in cui alcune pensano, che poi ci sono altre persone che non so perché si deve trovare sempre il marcio a dire o non è vero quello che ti mangi, oppure ci sono addirittura persone che dicono che io passo 5-6 ore in palestra, ma non è vero, cioè io vado in palestra e faccio la mia scheda di allenamento che dura ad esempio 50 minuti, massimo un'ora, cioè quella è la mia scheda, e io non faccio cardio, cioè a me è difficile, io se mi faccio una corsetta faccio cardio proprio perché mi piace, ma non lo faccio, cioè il mio personal trainer mi dice non fare cardio perché comunque per il tuo corpo non devi fare cardio, perché comunque ho un metabolismo molto veloce, non devo fare cardio, sennò i muscoli praticamente non si formano, si bruciano, quindi io praticamente non faccio mai cardio, vado in palestra e mi alleno con i pesi perché voglio far crescere i miei glutei, le mie braccia, mi piace avere un fisico tonico e muscoloso. E io vi dico, ragazze, che la palestra è quello che secondo me è fondamentale. La palestra intesa come bodybuilding, come sollevamento pesi, anche per le donne, ti fa veramente un corpo, ti modella il corpo, e ahimè, nessuno sport, io ho fatto veramente zumba, nuoto, pilates, aerobica, un corpo libero, ho fatto di tutto, non c'è nulla come la palestra, perché la palestra non è solo per gli uomini, è per noi donne, perché è quella che ti fa tonificare le gambe, i glutei, ti elimina la cellulite, incredibile davvero, le braccia te le tonifica, ti fa belle spalle, ti assottiglia la vita, insomma la palestra per me è amore eterno, intesa proprio come sollevamento pesi, io la adoro,
veramente, però vi dico, cioè vado 3 volte a settimana in palestra, faccio la mia oretta di palestra in tutta con calma, non mi ammazzo sul tappeto ancora, insomma no. I miei pranzi consistono in pasta o riso obbligatoriamente, non c'è un pranzo a me solo con l'insalata, non lo avrete mai. Io mangio pasta, mangio riso, mangio le proteine, mangio le verdure, mangio, vabbè, poi c'ho tutto il mio piano alimentare che quindi prevede ovviamente tutto. Anche la sera mangio carboidrati, mangio il pane, mangio le patate, mangio il riso, quindi sono la prova vivente. Mangiare sano e allenarsi, però senza, perché so, alcune persone vedono i miei piatti di pasta e dicono: ah, poi dopo mi immagino. No, no, assolutamente. È proprio il fatto che il mio corpo è diventato una macchina bruciagrassi, cioè anche se io mi lascio andare, avete visto, sono andata in vacanza, comunque ho mangiato da schifo, comunque sono tornata qua e ho più magra di prima, perché comunque il tuo corpo si abitua a bruciare, a smaltire. Vi posso assicurare, ragazze, state serene, perché anche se uscite fuori e vi concedete una frittura, un gelato, una cosa, non è quello che vi fa ingrassare, perché il vostro corpo, fatto una tantum, lo brucia, perché io proprio a quello sono arrivata, che proprio il corpo lo brucia. Io però non faccio mai digiuni, cosa importantissima. Se digiunate, se mangiate troppo poco, paradossalmente ingrassate, perché il vostro corpo, se gli date poco cibo, se fate un digiuno, il vostro corpo dice: aspetta un momento, tu mi stai privando del cibo, cosa sta succedendo? Mi stai privando del cibo, quindi praticamente in tutta risposta provocherà un abbassamento del metabolismo, cioè il vostro metabolismo non funziona più, e là poi c'è il problema che potreste ingrassare. No, molto spesso alcune persone non riescono a dimagrire proprio perché mangiano troppo poco, mangiano male, fanno dei digiuni, mangiano solo la sera, tutte queste diete pazze. No, assolutamente no, vi dovete svegliare, dovete fare la colazione, obbligatorio, la colazione non si salta mai. Lo so che adesso sono tipo la maestrina. Merenda a metà mattinata se vi svegliate presto, pranzo, carboidrati, merenda, cena. Io così faccio, io mangio, cioè a me, se io un giorno sto fuori, io mi porto il cibo, cioè è impossibile che io salto i miei bei pasti sostanziosi. E quindi cosa importante è quella: mangiare spesso, mangiare bene, attivare il vostro metabolismo, perché il vostro metabolismo, ad esempio il mio metabolismo, che ogni giorno gli do questo bel piattone di pasta, dice: ah, eccola la pasta, andiamo, bruciamo, 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 bruciamo. Poi passate 3 ore, gli do un bel pancake con lo yogurt, con la frutta, ah, bruciamo, bruciamo. Se invece uno gli do queste cose, il metabolismo praticamente rallenta, invece così il metabolismo è sempre attivo, è sempre veloce. Quello che vi aiuta tanto ovviamente anche lo sport fa benissimo e mantiene il metabolismo attivo. Quindi la cosa importante, ragazzi, il succo di tutta la questione è che se avete sgarrato in questo periodo di vacanza eccetera, non succede nulla. Magari se avete se pesate in più e magari ritenzione, non dovete fare nulla, semplicemente, sapete, io sono contraria a tutte le diete finalizzate a una settimana, 2 settimane, 1 mese, 2 mesi, ma piuttosto ad avere uno stile di vita sano a lungo termine. Quindi riprendete il vostro stile di vita sano, iscrivetevi in palestra oppure andate a fare delle passeggiate, fate uno sport che vi piace. Adesso a me piace la palestra, ma a voi magari può piacere un'altra cosa. Tenetevi attiva, fate una vita attiva, mangiate bene, mangiate sano, non mangiate più, se vi abboffavate di patatine fritte, cercate di imitarle. Mi viene da sorridere perché penso a mia sorella, la scenetta di quando andammo in palestra e comunque lei aveva preso qualche chiletto perché aveva mangiato tantissime patatine fritte, era stata in Spagna quest'estate, e disse vicino al personal trainer: perché ho mangiato tante patatine, adesso cosa devo fare, perché mi voglio un po' sgonfiare. E lui le disse: guarda, hai presente tutte quelle patatine fritte che mangiavi mattina e sera 2 o 3 volte al giorno? Ecco, non le mangiare più, già che non fai quello. E infatti poi casomai, se volete, vi farà sapere, perché lei veramente ha avuto degli ottimi risultati in pochissimo tempo, ha perso chili, si è rimessa in forma, quindi piacerebbe che anche lei facesse magari un video per dirvi cosa ha fatto, perché veramente semplici accorgimenti è riuscita a perdere tutti i chiletti che aveva messo su in estate mangiando tante patatine fritte. Grazie a Carlita, tua sorella, la vuoi tanto bene, Nancy? Vabbè, comunque vi posso assicurare, ragazze, che se iniziate a mangiare sano e appunto a seguire queste regole che vi ho detto, quindi di utilizzare ad esempio l'olio crudo, di evitare lo zucchero, di usare il dolcificante, tutte queste cose, no burro eccetera, vi abituate. Ad esempio io, se mangio tipo una merendina confezionata, ma di quelle proprio ignoranti proprio,
non me la gusto più come prima ed è strana sta cosa. Fatemi sapere nei commenti se anche voi, chi mangia sano, eccetera, provate questa cosa. Prendo ad esempio una merendina che quando ero piccolina mi piaceva tantissimo, la mangio adesso e mi fa quasi schifo perché è talmente dolce, piena di quelle cose a cui io non sono più abituata, che è un gusto che non riesco più a tollerare, perché alla fine mi sono disintossicata da tutte queste cose e penso che praticamente quelli sono gusti alterati che non sono naturali. Ecco perché bisogna mangiare sano, perché la realtà, no? La dolcezza di un frutto, la dolcezza anche di una merendina, però sana, senza tutte quelle schifezze, perché ce ne sono se cercate al supermercato, come faccio vedere dai miei video, veramente ha più gusto perché non è alterata da tutte quelle schifezze che ci mettono dentro. Quindi questa è la cosa bella, apprezzi proprio il cibo vero. Io dico sempre mangiate cibo vero perché quello è naturale. Ad esempio il caffè con tanto zucchero non riesco a berlo, lo bevo amaro, oppure l'ho detto con il dolcificante, e quando è cioè il caffè proprio con lo zucchero, cioè non lo riesco a bere, a volte lo assaggio più forte di me. Quindi anche se ad esempio un gelato, una cosa, una graffa, una roba, non me la gusto più come prima perché sono abituata ad altre cose. Quindi vi abituate a tutto. Cosa importantissima per drenarsi, anche mangiare tante verdure. Verdure, importantissimo. Verdure e frutta non è proprio la stessa cosa. La frutta, che è zuccherina, va più tenuta sotto controllo. Invece le verdure fanno benissimo, anche in abbondanza. Non c'è mai un mio pasto senza le verdure. Veramente mangio le verdure, soprattutto a pranzo e a cena, tantissime. E a volte, ad esempio, se vado di fretta, l'avete visto a volte anche nei vlog, mangio tipo per esempio la pasta col tonno oppure una cosa veloce. Per assicurarmi la verdura mangio ad esempio dei finocchi crudi. I finocchi fanno benissimo, sono molto molto drenanti, la verdura cruda in particolare. E ad esempio come aperitivo, cioè magari mentre cucinate avete fame e siete tentati da prendere delle cose un po' più porcellose, prendete dei finocchi, sono molto molto drenanti, fanno benissimo per noi donne e sono anche un po' spezzafame, sono molto buone, a me piacciono tantissimo. Quindi questo è tutto ragazze, come sapete io quando inizio a parlare di queste cose veramente parlerei per ore ed ore, quindi spero di non avervi annoiato. Se avete guardato il video fino alla fine, lasciate nei commenti scritto pizza, 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 perché Carlita ama pizza, io amo la pizza, quindi in questo modo leggendo io pizza, 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 capisco che voi avete guardato il video fino alla fine. Lasciatemi un like se vi piacciono questi video in cui vi racconto un po' delle mie esperienze, dei miei consigli per stare in forma. Come sapete è una cosa che mi appassiona tantissimo, anche se tanti di voi mi chiedono, ah, ti vedo proprio come nutrizionista, vi ringrazio, mi lusingate ragazzi, è un argomento su cui mi informo tantissimo, però ovviamente non sono una perfezionista, quindi mi raccomando ragazzi, se avete problemi di peso più importanti, problemi anche non so psicologici, mi fa piacere che troviate sollievo. Tanti di voi mi dicono che anche che hanno perso tanti chili con i miei video, che vi sono stata d'aiuto anche psicologicamente, mi riempite il cuore di gioia, mi fa tantissimo piacere. Però ovviamente il mio consiglio è quello di farvi seguire, soprattutto se siete piccoline, da un professionista. Poi se Carlita vi può aiutare, ben venga, però è importantissimo perché qua ce ne va di mezzo la salute, quindi io sono pro cibo, viva il cibo, viva lo sport, viva la vita. Vi voglio bene ragazze, lasciatemi un bel like, muah, e al prossimo video, ciao!